il tema della diversità, cioè questo Papa ha riaperto le porte delle chiese, questo è successo, le ha riaperte, le ha spalancate, ha detto da una parte entrate tutti quelli che hanno voglia, che hanno desiderio, che pensano di avere qualcosa da fare in questa chiesa possono entrare, quelli che non vogliono entrare io ci posso parlare comunque, cioè c'è un dialogo possibile. Il dialogo non vuol dire essere d'accordo con, non vuol dire per forza diciamo, adeguarsi all'idea dell'altro, perché questo può essere un equivoco generato un po' dalla fretta mediatica delle volte. Non significa questo, significa però che un confronto è possibile, che riconosciamo la nostra reciproca umanità e anche, come dire, la dignità delle tue idee diverse dalle mie. È l'abbattimento della famosa idea che lui ha con queste immagini molto, diciamo, molto forti, molto anche facili da comprendere. La chiesa dogana c'era prima, no? Lui diceva, lui ha detto spesso, il Papa la chiesa ha parlato di chiesa dogana, la chiesa dove c'è una dogana, un po' come nel film famoso con Benigni e Troisi, un fiorino, no? Allora tu per entrare devi corrispondere a determinati criteri, se non corrispondi non entri. Questa chiesa dogana, secondo me, il Papa l'ha fatta grosso modo, l'ha fatta a pezzi, naturalmente non tutta, non sempre, risorge in varie parti del mondo, in varie personalità, non c'è un discorso univoco, ovviamente. Però l'ha fatta a pezzi nel senso che ha messo in discussione un po' tutto e ha detto si può parlare di tutto, si può parlare di omosessualità, si può parlare di aborto, eccetera. La Chiesa non è che all'improvviso cambia posizione, ma è disposta, non solo è disposta innanzitutto a capire la sofferenza degli altri o la diversità degli altri, che non per forza è sofferenza, e quindi si pone in una posizione di ascolto e non più di, appunto, di giudice. E poi è un dialogo possibile con i credenti di tutti i tipi, perché naturalmente il Papa sa benissimo che il credente non corrisponde a un modello preconfezionato, stampigliato dentro la Congregazione per la Dottrina della Fede e poi consegnato alla storia, ma sono le persone con tutta la loro varietà. Aprire le porte della Chiesa è stato, secondo me, il suo messaggio più forte, quello che rimarrà di fatto del pontificato, e forse è la cosa che sulla quale difficilmente si può tornare indietro, obiettivamente, dove secondo me ha vissuto anche conflitti interni più forti, dove vive i conflitti interni tuttora più seri e più forti. Dicevo la diversità. Questa questione l'ha declinata anche all'interno della Chiesa, naturalmente suscitando anche qui delle reazioni facili, a volte diciamo scontate se volete, ma non era scontato quello che faceva, cioè che voglio dire che riaprire, che dire Romero, Don Milani, Don Primo Mazzolari, allora questi erano esclusi, questi e tanti altri, scusate, naturalmente faccio solo qualche esempio, questi erano la teologia della liberazione, anche qui non è che il Papa condivide ogni virgola di ciascuno di loro, ma il Papa sa che la Chiesa era completamente anche loro, non era qualcosa che sta di cui loro, rispetto alla quale loro si sono posti all'esterno, ma erano in alcuni casi clamorosamente all'interno e forse interpreti in molti casi più autentici, diciamo così. Ma tuttavia aver riaperto il dibattito su queste personalità, su queste figure e su alcune correnti di pensiero che ci sono state nella Chiesa fortissime in America Latina, per cui io ritengo per esempio che il Concilio Vaticano II ha avuto un impatto sociale, politico formidabile, mentre da noi, cioè in Europa, il dibattito è stato molto incentrato sulla vita interna della Chiesa, per esempio il celibato dei preti, cioè su una serie di questioni che avevano a che fare con il costume, la società, l'evoluzione delle culture nostre. In America Latina il Concilio Vaticano II ha significato ricollocare la Chiesa lontano dal potere e dalla parte dei poveri, sulla questione della giustizia. Su questo crinale della giustizia, che è il crinale fondamentale di Papa Francesco, ed è un crinale, badate, cristiano e non violento nella maniera più assoluta, su questo crinale qui lui prova a ricollocare la Chiesa in questo tempo.